Benvenuti a Otti Cucina, sono Simona e oggi cuciniamo con Agri Bologna. Faremo gli agretti del socio Astolfi. Andiamo a pulire gli agretti, teniamo soltanto la parte più tenera e la andiamo a pulire in questa maniera. L'acqua bolle, andiamo a mettere un po' di aceto di miele e mettiamo i nostri agretti nell'acqua. Ci prepariamo una poule con acqua e ghiaccio perché andiamo a fare la sbianchitura. Gli agretti dovranno bollire per circa 4 minuti e li andremo a togliere e li andremo a raffreddare subito in acqua e ghiaccio. Vi ricordo che le verdure vanno gustate croccanti, non devono essere stracotte, così rimangono inalterate tutte le proprietà nutritive. Il verde deve essere bello intenso. Andiamo a togliere i nostri agretti e li mettiamo in acqua e ghiaccio. Vedete come sono rimasti belli verdi i nostri agretti? Adesso li andiamo a marinare facendo una citronetta. Partiamo con succo di limone, aceto di miele, in cui andiamo a sciogliere il nostro sale. Per cui sciogliamo il sale nella parte acida della citronetta. Quando abbiamo sciolto il sale, andiamo a mettere la senape. Togliamo anche la senape e adesso andiamo ad aggiungere l'olio. Se vogliamo, metterla nel nostro biberon e emulsionarla in questa maniera, è più veloce. Ora mariniamo gli agretti con la nostra citronetta. Va tenuta emulsionata, la citronetta può essere mantenuta anche così in frigo per condire insalate o altri tipologie di verdure. Noi abbiamo usato gli agretti perché si sposano molto bene col pesce e andremo a fare un panino gourmet con il salmone. Per cui panino, ci mettiamo un po' delle nostre citronette. Pensate che faccio con le mani, il salmone e finiamo con gli agretti, un altro po' di citronette e ecco il nostro panino gourmet.